Nel secondo turno di eccellenza del 2019, il Delfino Flaccoporto, reduce dal successo corsaro a Miglianico, affronta i nerostellati di Mister Saccoccia, in un match che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza. Dirige l'incontro Migliorini della sezione di Verona. I locali partono bene e al nono ci provano con questo destro di Marzucco, al lato di poco. 5 minuti dopo, Tine pesca l'inserimento di Saltarin, che però non è preciso nel chiudere. Il primo squillo dei Peligni è ad opera di Pendenza, che di testa spreca così. I biancazzurri continuano a creare insidie. Angolo perfetto di Ligoschi e colpo di testa di Saltarin alto di poco. Quando meno te lo aspetti, però, gli ospiti passano. Su questo lancio di Pelino, Falso inciampa e lascia scivolare in fondo al sacco il pallone che vale il gol del centrocampista classe 2001. La prima frazione si chiude così con i pratolani in vantaggio per 1-0. Nella ripresa entra in campo tutto un altro Delfino e, già all'ottavo, arriva il pareggio di Curri, abile a finalizzare uno scambio al limite con Saltarin. Sulle ali dell'entusiasmo i locali colpiscono ancora. Ligoschi, con un passaggio illuminante, innesca Curri sulla linea del fuorigioco e l'attaccante davanti ad Amo non sbaglia, firmando il 2-1. Alla mezz'ora i nerostellati avrebbero l'occasione per riacciuffare il pari, ma Contini perde l'attimo per calciare a rete. Dal possibile 2-2 arriva invece il 3-1. Teraschi appoggia per Ligoschi, destro a giro che non lascia scampo ad Amo. Rete da vedere e rivedere. Nel recupero i locali arrotondano ancora il punteggio. Al 38esimo Teraschi viene atterrato in area da Verrocchi, per Migliorini e penalty. Dal dischetto Ligoschi fa doppietta. Al sesto di recupero anche Saltarin si unisce alla festa del gol con questo sinistro al termine di un'azione in contropiede. I pescaresi ottengono così il secondo successo consecutivo e salgono a 30 punti in classifica, mentre i nerostellati hanno non pochi rimpianti dopo un primo tempo chiuso in vantaggio e nel prossimo turno avranno l'opportunità del riscatto contro il Nereto. Saltarin, l'autore del definitivo 5-1, una gara che però non era iniziata benissimo, avete chiuso il primo tempo in svantaggio, poi che cosa è successo nell'intervallo? Ma secondo me è uscito fuori l'ottimo lavoro che abbiamo fatto durante le feste, abbiamo lavorato tanto, bene, e penso che si è vista la differenza di ritmo che abbiamo rispetto ai nerostellati, che comunque nel primo tempo ci hanno dato grosse difficoltà e infatti abbiamo chiuso in svantaggio. Avete iniziato questo 2019 con 2 vittorie e altrettanti scontri salvezza, insomma, vi aspettavate un inizio così positivo? Aspettavamo no, perché comunque non possiamo mai aspettarci niente, anche le altre squadre lavorano, anche le altre squadre si rafforzano, abbiamo cercato di fare il meglio possibile e per fortuna siamo riusciti a portare a casa il nostro obiettivo. Mister Saccoccia, che cosa è successo nel secondo tempo? Come mai non siete riusciti a mantenere la stessa grinta che c'era nei primi 45 minuti? Niente, abbiamo preso delle imbarcate specialmente centralmente, loro ci hanno utilizzato altro metodo per riuscire a segnare e niente, siamo stati sfortunati su un paio di palloni persi centralmente e loro sono riusciti a sfondare.